Ciao a tutti, io sono Lorenzo di Segreti Occulti e benvenuti nella Top 10 Curiosità Random. Partiamo dalla decima posizione, il flauto, lo strumento più antico del mondo. La musica ha almeno 35.000 anni. L'uomo del Paleolitico amava la musica e la sapeva anche suonare, utilizzando strumenti a fiato non molto diversi da quelli di oggi. I ricercatori dell'Università di Tubinga, in Germania, hanno recentemente trovato dei flauti di 35.000 anni fa. Nei pressi della caverna di Ohlfels, a sud-est della Germania, che fu abitata dai primi uomini arrivati in Europa dall'Africa. Uno di questi flauti, quasi del tutto integro, è lungo 21,8 cm per 8 mm di diametro. Ha 5 fori e un'apertura a forma di V su una delle due estremità, utilizzata probabilmente per soffiarci dentro. Secondo gli esperti, è stato ricavato dall'osso di un avvoltoio, mentre gli altri erano di zanna di mammut, che garantivano una miglior qualità del suono, ma erano difficili da lavorare. Questi sono stati trovati accanto alla prima scultura umana scoperta, la Venere di Ohlfels. Passiamo alla nona posizione. Il miele non scade mai. Si dice che niente duri in eterno, nella maggior parte dei casi è vero, ma non in quello del miele. Quello delle api è un nettare prezioso. È dolcissimo e gustoso. Non a caso piace a grandi e piccini. Viene spesso impegnato come ingrediente per la preparazione di molte ricette, sia dolci che salate. Ma oltre ad essere un ottimo alimento, il miele possiede anche proprietà benefiche per il corpo. Ad esempio, può alleviare la tosse, aumentare la forza fisica, preservare il fegato, riequilibrare l'apparato digerente e molto altro ancora. Tra queste qualità c'è il fatto che non scade mai. Il motivo è la sua struttura chimica. Infatti presenta un ridotto contenuto di acqua e un consistente livello di acidità. E ciò lo rende immune all'attacco di batteri e muffe. Ciò è anche stato confermato dagli archeologi, che hanno trovato in tombe egizie vasetti di miele rimasti intatti nel tempo, conservando l'odore e il sapore. Per farlo mantenere a lungo bisogna conservarlo bene. Innanzitutto bisogna far uscire tutta l'aria dal vasetto e accertarsi che la chiusura sia ermetica. Una volta fatto ciò, si deve riporre il vasetto in un luogo fresco, asciutto e possibilmente al buio, ad una temperatura non inferiore ai 20 gradi. Adottando questa procedura, si dovrebbe riuscire a preservare il miele ad ogni forma di alterazione. E passiamo alla posizione numero 8. Paul Winchell e il primo cuore artificiale. Sembra un film Disney diretto da Tim Burton, ma non è così. Paul Winchell nacque come Paul Winchinski a New York il 21 dicembre 1922. Fu un ventriloquo, comico, attore e doppiatore. In particolare diventò famoso per aver doppiato molti personaggi, tra cui Tigro del cartone Winnie the Pooh. Nella sua carriera si dedicò a molte opere umanitarie. Esso era anche un inventore, con oltre 30 brevetti, tra cui una penna stilografica con punta retrattile, un rasoio usa e getta, guanti riscaldanti e forse il più importante, il primo cuore artificiale. Tuttavia, il design di Winchell per un cuore artificiale viene spesso definito il prototipo grezzo del Jarvik 7, il quale fu creato successivamente da Robert Jarvik e impiantato in un essere umano nel 1982. E passiamo alla numero 7, la talpa nuda immortale. L'eterocefalo glabro, noto comunemente come talpa senza pelo, è un piccolo roditore, noto per la sua resistenza al dolore, per la capacità di sopravvivere fino a 20 minuti senza ossigeno e per ammalarsi molto raramente. Le talpe nude non sono belle da vedere, ma questi roditori senza pelo dalla pelle grinzosa potrebbero nascondere il segreto della longevità. Nel corso degli ultimi decenni, gli scienziati hanno scoperto che queste creaturine resistono al dolore, possono vivere in assenza di ossigeno e si distinguono per una durata della vita estremamente lunga. In particolare è stato scoperto da Rochelle Buffenstein, che lavora per l'azienda Calico, fondata da Google per studiare e combattere l'invecchiamento. Ella ha pubblicato sulla rivista scientifica eLife un'interessante ricerca dove spiega che l'eterocefalo glabro non segue la funzione di Gompertz-Makeham, un'equazione probabilmente più semplice che pronunciare il suo nome, che descrive il processo di invecchiamento. La funzione dice che il rischio di morire aumenta con l'età. Come ad esempio negli esseri umani, il rischio raddoppia ogni 8 anni dopo aver compiuto i 30. La funzione si è confermata un valido strumento per calcolare il rischio dei mammiferi adulti e non si applica sulle talpe senza pelo. Infatti, i comuni roditori come i topi arrivano a un'età di 4 anni e le talpe a 6 anni. Invece, quelle senza pelo arrivano addirittura all'età di 30 anni e più. Attualmente il record come longevità appartiene ad un esemplare morto nel 2010 a 32 anni.
Posizione numero 6, il lancio del bambino. Questo rituale, chiamato anche baby tossing ritual, viene praticato da moltissimi anni dalle famiglie indiane. Tale pratica prevede che i bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 5 anni vengano lanciati nudi dal sacerdote dal tetto di un tempio in offerta ad un santo per ringraziarlo della salute data al piccolo. Al di sotto del tempio ci sono parenti e amici che attendono con un lenzuolo teso l'arrivo del bambino. Secondo la leggenda, un santo sentì il verificarsi di una tragedia, cioè la morte del figlio di alcune famiglie. Ed esso chiese a quest'ultime di costruire un santuario, dal quale, in segno di fede verso di lui, avrebbero dovuto gettare i bimbi malati, e tale santo avrebbe fatto apparire un lenzuolo con cui afferrare e curare i piccoli. I devoti da allora hanno fatto della pratica una tradizione, che viene ripetuta da oltre 500 anni. Il rituale, però, sembra sia stato recentemente vietato in quanto questa usanza comporti traumi e shock ai bambini. E passiamo al numero 5 con Adidas e Puma sono fratelli. Non tutti, neanche io, sanno che due delle aziende di scarpe più famose al mondo sono nate da un disguido tra due fratelli. Negli anni 20 Adolf e Rudolf Dassler, insieme al padre calzolaio Christoph, fondarono un'azienda di scarpe la cui fama esplose dopo che le loro scarpe adornarono i piedi dei campioni olimpionici come Jesse Owens. Ma quando le loro vendite aumentarono, si innalzò anche la tensione tra i due fratelli a causa di una mancata comunicazione. Fino a che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, il tutto sfociò completamente in un punto di rottura e i due divisero l'azienda, intraprendendo una battaglia nel campo degli affari. Adolf, che veniva chiamato Adi, chiamò la sua attività Adidas, combinando il nome e il cognome. Rudolf fece lo stesso e chiamò la sua azienda Ruda, che in seguito, su idea del figlio, il quale successivamente creò il marchio Arena, divenne Puma. Si dice che i due fratelli non si parlarono più fino alla morte, e tale conflitto addirittura divise la città di Herzogenaurach, che noi chiameremo per comodità Livorno, dove vivevano e lavoravano. Tale conflitto continuò anche dopo la loro morte, fino al 2009, quando le due società misero da parte la loro faida e si affrontarono in un'amichevole partita di calcio. Un incontro appropriato per due società che sono diventate famose nel campo delle scarpe sportive. E 4. La Coca-Cola verde. Tutti conosciamo quella bevanda gassata che da moltissimi anni, in particolare dal 1886, viene venduta ed acquistata dalla popolazione mondiale, ovvero la Coca-Cola. Resa nota inizialmente col nome di Pemberton's French Vine Coca, dal farmacista John Seth Pemberton. Prima di essere come la conosciamo oggi, originariamente era di colore verde, a causa delle erbe sulle quali era basata la ricetta segreta. La bevanda veniva venduta e quindi usata come digestivo e come rimedio alla nausea e ai dolori di stomaco. E facciamo largo al podio con la posizione numero 3, il cimitero degli pneumatici. Sono vari anni che nell'area di Sulaybiyah, a Kuwait City, milioni di gomme di ogni tipo vengono gettate in enormi buche scavate appositamente. Si tratta di un'infinita distesa, uno spettacolo impressionante, di proporzioni talmente vaste da essere visibili anche dallo spazio. Eppure, gli pneumatici vecchi possono rivelarsi molto utili. Ci si possono costruire parco giochi per bambini, pavimenti, possono essere usati addirittura come combustibili per forni da cemento. O ancora meglio, possono essere mischiati all'asfalto per la riparazione delle strade. Le strade di gomma, così scherzosamente chiamate, aumentano l'aderenza, permettono di ridurre il rumore delle vetture e sono più economiche di quelle classiche. E alla posizione numero 2, l'Atlantide italiana. Avete presente la famosa città sommersa che prende il nome di Atlantide? Ebbene, si dà il caso che qui in Italia ci sia una meta turistica chiamata il Lago di Capodacqua. Situato in Abruzzo, esso è uno specchio d'acqua limpido, considerato appunto l'Atlantide d'Italia. Esattamente sulle pendici del Monte Scarafano sorge un piccolo bacino artificiale, una diga costruita nel 1965, la quale è collegata ad un sistema di irrigazione che alimenta una centrale idroelettrica. All'interno del lago sono presenti delle rovine antiche, tra cui è possibile ammirare due mulini e un colorificio. Il colore cristallino del lago ne permette la visione ottimale, creando un luogo misterioso, sommerso ed affascinante. E
E alla posizione numero 1, la Statua della Libertà è stata copiata. La famosa Statua della Libertà, situata a New York, era già presente in precedenza? Proprio in Italia. L'abbiamo fatta prima noi! Prima noi! Salvini sicuramente sarà contento. Vi starete chiedendo dove? La risposta è a Milano. No, non vi sto prendendo in giro. Avete capito bene? L'originale fu scolpita sul Duomo nel 1810, in epoca napoleonica, da Camillo Pacetti, il quale successivamente ispirò Frederick August Bartholdi nella costruzione di quella americana. Questo per quanto riguarda la figura rappresentata, mentre per la tecnica e materiali usati in fase di costruzione, Bartholdi si ispirò all'architetto Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, il quale 5 anni prima della Statua della Libertà costruì il Colosso di San Carlo situato a Novara. Dopo appunto 5 anni, Bartholdi presentò a chi di dovere il progetto che prevedeva la costruzione di Madame Libertà che tutti noi oggi conosciamo. Quindi si potrebbe dire che tale statua sia in parte italiana. Ebbene, la toppa è finita. Vi invito a lasciare like a questo video e di iscrivervi al canale se volete avere altre top. Veramente affascinanti.